Ciao runners e ciao amanti della corsa. Io sono Lorenzo Maggiani e questo è il podcast Da Zero a 42. Registro questa puntata per la seconda volta, in verità, perché la prima ho fatto dei casini col nuovo microfono e con il montaggio, per cui ho dovuto alla fine buttare tutto. Inconvenienti del mestiere. Spero comunque che almeno questa seconda puntata possa venire meglio della prima. Innanzitutto veniamo allora alla puntata. Vorrei dirvi che forse vi siete accorti quanto mi piaccia un po' sperimentare con questo podcast, provando nuovi formati e nuove tipologie di puntata. E forse avrete capito che questo podcast è anche un po' vostro, a dispetto del sottotitolo che diedi all'inizio a suo tempo quando lo creai, il mio podcast sul running. Ed è per questo, mescolando queste due cose, che oggi vado ad inaugurare il primo Q&A, come direbbero quelli bravi, di Da 0 a 42. In parole poverissime, cos'è? Ho chiesto a inizio giugno su Telegram e su Instagram le vostre domande, così da darvi, se possibile, ovviamente, una risposta. Mi sarebbe piaciuto dire adesso di essere stato sommerso dalle domande, però ahimè non è così. Comunque ne sono arrivate un numero giusto perlomeno per tirarci fuori una puntata. Anzi, approfitto proprio per ringraziare tutti coloro che hanno voluto partecipare attivamente a questo podcast ponendomi le loro domande. Vi ringrazio poi uno ad uno, adesso poi citandovi quando leggerò proprio i vostri quesiti, e devo dire che alcune mi hanno pure messo in difficoltà e scoprirete tra poco il perché. Se volete poi che questo non sia il primo ed ultimo Q&A di questo podcast, mandatemi anche voi le vostre domande. Potete farlo su qualsiasi argomento, sulla corsa, ma anche sul podcast stesso, su di me, quello che vi pare. Sbizzarritevi veramente. Per farlo, contattatemi principalmente su Telegram, scrivendomi o mandandomi anche un messaggio audio che potrei importare nelle puntate, al mio account personale @LorenzoMaggiani, oppure potete farlo via mail o sui social network. Vi lascio tutti i recapiti come al solito nelle note dell'episodio. Ed ora dai, iniziamo con le domande. Il primo, che veramente mi ha scritto pochissimi minuti dopo che ho pubblicato questa richiesta di quesiti, è stato Matteo, quindi ringrazio Matteo e leggo la sua domanda, anzi le sue domande. Mai pensato ad andare oltre la 42? E se sì, che distanza ti piacerebbe provare e con quale corsa? E altra domanda che non c'entra nulla. Mai pensato ad una puntata chiacchierata con un amico o qualcuno in cui chiacchieri del più e del meno argomento corsa? Iniziamo dalla prima. Sì, andare oltre la 42 è un'idea che sicuramente mi stuzzica. Però io sono un runner poco esperto ancora. Ho appena corso una maratona e sapete anche com'è andata. Quindi non voglio assolutamente forzare i tempi. A maggior ragione dopo questo blocco di un paio di mesi. Sto recuperando, anzi, mi sento piuttosto bene ora. Però prima di passare ad un ultra ci vorrà un po' di tempo. Sicuramente è un'idea che ho in testa. Magari un giorno farò la follia. Però non è a breve termine. Come gare sicuramente mi piace il passatore, gara storica e ricca di fascino, ma magari per iniziare potrebbe essere meglio fare qualcosa di più abbordabile. Dalle mie parti più o meno è abbastanza conosciuta la Pistoia a Betone, però anche quella è ricca di salite. Un'altra che forse potrebbe essere un buon compromesso per andare oltre la 42 è la 50 km di Romagna. Chissà, vedremo cosa ci riserverà il futuro. Per risponderti invece all'altra domanda, immagino che per chiacchierata tu intenda un po' alla fuori soglia di Run Lovers. Ammetto di aver pensato anche a questo tipo di puntata, ma devo organizzarmi anche a livello software. A livello tecnico ci sto arrivando, perché anche questo nuovo microfono sicuramente va in quella direzione. È un microfono che, ad esempio, mi permette di poter avere una certa flessibilità e anche di intervistare, senza grossi problemi tecnici, delle altre persone che sono con me. Anche in questo caso vedremo cosa riserverà il futuro. È un'idea che sicuramente non scarto e che anzi in futuro potrebbe esserci, a chiacchierata o anche ad intervista. Vedremo un po' cosa mi verrà in mente e come riuscirò ad organizzarmi.
Intanto comunque ti ringrazio anche per questo suggerimento che sicuramente è molto valido. La seconda domanda che mi è arrivata è di Giovanni, che chiede: a me piacerebbe una puntata in cui parli dei video, documentari, film, eccetera, disponibili sulle varie piattaforme, tipo YouTube, Netflix, Prime, eccetera. Ho visto quello che hai consigliato in una tua puntata, We Need Lungs, e l'ho trovato molto bello, per cui, secondo me, dai buoni consigli. Intanto, Giovanni, anche a te grazie per la domanda e grazie per i complimenti sui consigli azzeccati. Devo dire però che nella mia vita, finora, ho visto pochi film e documentari sulla corsa. E cosa faccio? Appena li vedo, poi vi vado a fare proprio la recensione subito pochi giorni dopo. Intanto vi riepilogo un po' quelli che ho visto negli ultimi tempi. Alcuni un po' più lunghi, ovviamente, e altri un po' più corti. Per quelli di YouTube poi vi metto anche il link nelle note dell'episodio, così li potete recuperare facilmente. Come dicevi anche te, Giovanni, il primo è We Need Lungs, i Pirenei di corsa. Link anche per questo caso e anche per la prossima che vado a citare nelle note dell'episodio della puntata in cui io ne ho parlato nel podcast. L'altro film che ho visto e di cui ho parlato recentemente è Killian Jornet Path to Everest. Poi ho segnalato anche a suo tempo su Telegram un paio di film documentari su YouTube. Il primo è di Michele Graglia, Mountains Within, e l'altro è O Robbie d'un fiato. Come detto prima, link nelle note dell'episodio. Inoltre, Simeonos, spero qua di aver pronunciato bene il tuo nome, un ascoltatore addirittura dalla Polonia, mi aveva segnalato il sito di Red Bull, dove si trovano altri film sul running più estremo, anche qua link nelle note dell'episodio, ed il buon vecchio amico Sirio Negri di Capre Bipedi mi ha consigliato il film sulla Barclay Marathons, che si trova su Netflix, ma ammetto colpevolmente di non averlo ancora visto. Prometto però che rimedierò presto e che anzi farò pure una puntata a riguardo. La lista appunto dovrebbe essere molto più lunga di così e spero di poterla aggiornare via via prossimamente. Comunque per completezza mi sento in dovere almeno di metterti, sempre nella descrizione, un paio di link di articoli che ho trovato su Google cercando, dove vengono elencati i film sul running che, secondo chi li ha scritti ovviamente, sono i più belli, i più meritevoli. Non so però per questi elenchi che vado a pubblicare dove si possano reperire i vari film. Qua sta un po' a te e a voi in generale ingegnarvi per trovarli eventualmente. Terza domanda, forse quella, anzi senza forse, quella che più mi ha messo in difficoltà è quella di Romualdo. Quali valori cardio di riferimento bisogna prendere nelle corse endurance? Ti ringrazio per l'enorme fiducia che mi dai, perché come spesso dico non sono un coach né un tecnico e quindi su questi aspetti pecco un pochino. Tant'è che non faccio moltissime puntate tecniche, magari mi ci addentrerò un po' più avanti, ma per ora ne ho fatte ben poche, proprio perché so di non essere un esperto a riguardo. Inoltre questa domanda non è di semplice soluzione e meriterebbe proprio una puntata a parte, che anzi, quasi quasi è una cosa che probabilmente farò. Anche perché un'altra persona, non però legata qua al Q&A, mi ha chiesto una roba abbastanza simile. Comunque dai, provo a sintetizzare il più possibile, portando anche, come faccio sempre, un po' di mia esperienza personale. Poi se all'ascolto ci fosse qualche tecnico, si senta assolutamente libero di correggere eventuali miei errori. Prima cosa che mi sento di dire a riguardo è che se si vogliono basare i propri allenamenti e anche le proprie gare sulla frequenza cardiaca, il consiglio è di utilizzare una fascia cardio. Ne ho acquistata proprio una di recente durante la quarantena e la sto usando ormai da un paio di mesi circa e devo dire che i dati mi sembrano nettamente più attendibili rispetto al cardio da polso del mio Garmin. Nonostante questa sia una fascia da poveri, vi metto anche in questo caso il link Amazon nelle note, così ci potete dare un'occhiata. Se non ricordo male l'ho pagata circa 40 euro, 41, una cosa di questo tipo. Altro aspetto da considerare è il calcolo della frequenza cardiaca massima. Ci sono numerosi metodi per estrarla, per calcolarla, ma quelli per noi tappascioni, che sono un po' caserecci, non sono proprio perfetti.
Però è fondamentale avere questo dato, anche se appunto non esatto, perché in base a quello si calcolano poi le zone di allenamento e di corsa in generale. Quando farò la puntata su questo argomento specifico, magari vi dirò tutti i vari metodi per calcolarla. Il metodo più semplice che ora vi vado a dire è quello di fare 220 meno la vostra età, ma onestamente così viene un calcolo un po' approssimativo che quasi certamente sarà sbagliato. Una volta poi che si ha questo dato a disposizione, bisogna configurare le zone della frequenza cardiaca sul proprio smartwatch. Io ho modificato così le zone del Garmin Connect perché quelle base sono fatte veramente male e non sono assolutamente corrette. Anche in questo caso, quindi oggi note dell'episodio ricche, vado a mettervi i dati che ora vado a leggervi, così non serve che prendiate appunti live mentre parlo. Ho impostato la zona 1 dal 50% al 60% della frequenza cardiaca massima, la zona 2 dal 60 al 78%, la zona 3 dal 78 all'85%, la zona 4 dall'85% al 91% e la zona 5 dal 91 al 100% della frequenza cardiaca massima. Mi raccomando, non prendete questi valori come oro colato, perché come dico sempre, ognuno è fatto in modo diverso. E sentitevi anche liberi di modificare ed adattare un po' queste zone in base alle vostre esigenze. Cosa ho ottenuto impostando queste zone sul mio Garmin, ma ovviamente si possono impostare anche sugli altri orologi? So che, ad esempio, quando corro in zona 2 o zona 3 bassa, sto correndo un lento, che è la velocità che voglio ottenere quasi sempre durante i miei lunghi, a meno che non decida di fare qualcosa di particolarmente diverso, come un progressivo o un fartlek. Se si tratta poi di endurance puro, come dicevi te nella tua domanda, ti direi di guardare queste zone, la zona 2 e la zona 3 e basta, perché se si devono correre tanti chilometri, quando si va in soglia lattacida si rischia di scoppiare o comunque di non durare così tanto. Poi anche in questo caso ognuno è davvero fatto in modo diverso ed è allenato in modo diverso. Qualcuno durerà più a lungo in una zona di soglia e qualcuno durerà di meno. Inoltre, correre una mezza è diverso che correre una maratona, che è diverso che correre un ultra da 100 km, che è diverso che correre una gara più rapida da 10. Bisogna anche far caso e adattare la frequenza cardiaca anche in base al chilometraggio, alla tipologia di gara, al dislivello, a tantissimi aspetti. Poi, come dicevo, la frequenza cardiaca della soglia anaerobica cambia da individuo a individuo in base alle proprie caratteristiche base e anche al livello di allenamento che si ha. Porto comunque la mia esperienza dicendovi che per me il ritmo medio è la zona 3, soprattutto il 3 alto, quindi 3,7-3,8. Salendo ancora poi vado in soglia. La zona 4 è quella infatti che raggiungo quando faccio interval training o ripetute lunghe. La 5 per i lavori prettamente anaerobici, le ripetute brevi, quelle che ti scoppiano dopo 200 metri, 300 metri fatti a bomba. Bisogna anche tener conto che esistono delle zone di grigio tra le varie zone, perché tra un 3,9 e un 4,0 la differenza è pressoché nulla, ci corrono un paio di battiti. Eppure l'orologio, quando poi vai a vedere l'app sul Garmin, ad esempio, segnerà delle zone diverse. Mi raccomando, usate sempre il vostro cervello e non basatevi sui freddi numeri che vanno comunque sempre interpretati cum grano salis. Farò un bel approfondimento in futuro su questa parte. Spero comunque di essere riuscito a essere stato il più chiaro possibile e aver risposto alla tua domanda nel modo più comprensibile che si potesse fare. Quarta ed ultima domanda, quella di Alessandro. Hai mai pensato di fare dei video su YouTube? Questa forse è la risposta più facile di tutte. Sì, ci ho pensato, ma al momento non credo che li farò, perlomeno non a breve termine, un po' come le ultra. A dirla tutta, questo podcast è già su YouTube, ma non credo che tu intendessi quello, perché si tratta della mera trasposizione dell'audio di questi podcast buttati in formato video su YouTube con un'immagine statica. Ma visti i dati di ascolto, le statistiche, non sto certo ad invitarvi ad andare ad ascoltarmi lì sopra. Chi mi ascolta in podcast è giusto che continui ad ascoltarmi in podcast. Immagino che con questa domanda tu invece vorresti l'esatto contrario, ovvero io che parlo su YouTube e tra l'altro non so perché tu abbia questa malsana voglia di vedermi in faccia. E poi comunque, dopo che mi sono ripreso...